Avete visto come nel campo della promozione della lettura a volte si trovano compagni di strada insospettabili. Noi abbiamo visto in passato già altre volte come sono state interessanti le contaminazioni che nel campo della promozione della lettura c'è stato quando professionalità diverse si sono incontrate, per ricordare solo qualcuna delle esperienze presenti l'anno scorso, i pediatri con Nati per Leggere o una parrucchiera, per esempio, che venne l'anno scorso. Ecco, la persona che invito adesso a intervenire è un medico. È un medico che viene da Palermo, Donatella Anatoli, un medico che si è occupata sempre, come dire, di ha sempre lavorato in al disagio ambientale, e quindi la sua attenzione alla cura della persona nella sua totalità l'ha portata a un certo punto a occuparsi anche di biblioteche, di libri, di promozione della lettura. Lo fa in una città, Palermo, che non soltanto è una delle città del sud, e abbiamo visto ieri come uno degli effetti della crisi, a guardare anche gli ultimi dati statistici a proposito di vendita di libri, lettura, eccetera, e che pare la crisi stia portando a una ulteriore divaricazione. Si legge meno laddove si leggeva già meno. Le difficoltà colpiscono maggiormente quei settori, quelle fasce d'età, quegli ambienti, quelle aree del paese dove già c'era una situazione di difficoltà. Palermo è una città dove non esiste una biblioteca pubblica per ragazzi e per bambini, e dove il mondo dell'associazionismo, e appunto Donatella Anatoli tra questi, sta cercando di affrontare anche questo problema. Dopo i video divertentissimi che abbiamo visto, non vorrei rattristarvi, però vi assicuro che al di là della tristezza dei fatti ci divertiamo anche, e ci divertiamo molto con i bambini. Vi parlerò di questa per restare un poco nei tempi. Io mi ero un poco scritta qualcosa. Vedete, questo è un altro mondo, mi piace l'odore. Questa frase l'ha pronunciata una bambina di 6 anni, e nella frase, come è scritto, c'è un contesto, è un altro mondo, però c'è anche la necessità di avere piacere per questo contesto, e quindi che sia attraente. Il luogo lo presentiamo subito dopo. Era un luogo dove una chiesa, come vedete, una chiesa di una confraternita, da noi si chiamavano oratori, questi luoghi, e vedete le lenzuola stese, e nel centro storico di Palermo, con questi spazi che sono molto abitati all'aperto, perché la gente abita, adesso voi vedete un altro portone, dopo, però ecco, questo tipo di porte dovevano essere dell'artigianato, dovevano essere negozi, ma sono stati occupati e sono abitati. E sono abitati questi bassi che hanno come unico ingresso e unica luce la porta d'ingresso, perché erano negozi. Quindi anche se questa è una zona un poco restaurata, è restaurata ma è abitata da quasi tutte famiglie che occupano, anche è molto multietnica anche questa, per cui, perché o occupano gli italiani o occupano gli stranieri, proprio per la difficoltà di avere una abitazione. La chiesa è abbastanza nuda, come vedete, abbiamo cercato di mantenerla così. Ecco, vorrei dirvi perché la biblioteca è un altro mondo nella percezione di questa bambina. Non solo perché è pulita, ordinata, perché i libri sono, come avete visto, a portata di mano, tutti possono prenderli, ma anche per il clima.
Il clima da noi è molto importante. Il clima che noi ogni giorno vediamo e ascoltiamo è un clima in qualche maniera violento. Ecco perché non volevo rattristarvi. È violento perché c'è una musica molto alta, perché i rapporti, le relazioni personali sono improntate alla violenza, anche quando all'interno della famiglia c'è una grandissima unione, dei legami fortissimi, però sono legami violenti. La maniera con cui un bambino viene preso, accarezzato, è una maniera particolare. Noi vediamo spesso un bambino piccolo che viene quasi gettato nelle braccia di un altro se uno non lo vuole, o proprio la maniera di toccare, questa percezione. Allora, il fatto di trovare un'atmosfera completamente diversa, un'accoglienza e una cura, è qualche cosa che per loro è strana, ma che apprezzano quasi subito. Dicevo, mi piace l'odore, forse avrebbe potuto dire toccare, guardare belle illustrazioni, ascoltare la lettura a voce alta, che noi pratichiamo molto, però ha scelto un qualche cosa di proprio, che è l'odore. Possiamo andare avanti, grazie. Ecco, qua ci sono alcune immagini che fanno vedere come i bambini possono accedere facilmente, possono avere degli angoli o avere la possibilità di aprire i libri quando vogliono. E mi piace molto questa definizione che l'architetto Pierre Boulez aveva formulato per la biblioteca che aveva progettato a Limoges, spazio urbano pacificato, perché è questo il prerequisito perché i nostri bambini e i nostri ragazzi possano poi accedere al desiderio di incontrarsi, al desiderio di leggere, al desiderio di pensare che la cultura sia una rivoluzione anche per loro. Come quando all'inizio abbiamo aperto questa biblioteca, incontravamo questi bambini di 9-10 anni che non sapevano leggere, erano andati a scuola.